ringraziamento a tutti questi giovani, tutto quello che vedete è frutto del loro lavoro, del loro impegno. E al di là di quello che, qualcuno possa dire, l'unica cosa con cui noi paghiamo questi giovani forse è l'idea che lavorando e costruendo assieme si possa costruire quella condizione all'interno della quale chi vale può costruire con le sue mani il suo futuro. Io devo un forte, un grande ringraziamento a Antonio Russo, che è qui, coordinatore provinciale del PDL. Quando l'ho conosciuto io era coordinatore provinciale di Forza Italia. Non c'è, ma lo ringrazio come se fosse qui, Antonio Iannone, coordinatore di Alleanza Nazionale, perché quando io sono stato indicato dal Movimento Civico insieme agli uomini di varie appartenenze e quindi alle segreterie di riferimento, io ho detto una cosa semplice: il territorio ha bisogno che gli uomini migliori di ogni appartenenza si mettano in gioco, mi diano la disponibilità a costruire secondo un principio diverso, un principio che parta dal territorio, guardi al territorio, con la capacità progettuale di incidere, di costruire sul territorio. È l'unica cosa che ho chiesto. Loro hanno assecondato questa mia esigenza, abbiamo costruito un gruppo straordinario. Io sono convinto che dall'8 di giugno in poi cominceremo a lavorare, cominceremo ad incidere, scriveremo una pagina importante di questo territorio. E senza se non fosse stato per la lungimiranza, la grande sensibilità, l'attenzione e io credo anche l'amore per questa terra da parte di questi responsabili provinciali, noi forse oggi staremo a parlare di altro, quindi avranno per sempre la mia gratitudine. Grazie. Io non voglio rubare molto tempo, io quello che vi voglio dire a tutti voi che siete in questa piazza: le persone vanno apprezzate, vanno gratificate per quello che dimostrano di saper costruire. Qui su questo palco c'è un sindaco, Domenico Di Giorgio, che con il lavoro, con l'impegno, non con le chiacchiere, ha dimostrato grandi capacità. Carmine Cerino è una persona che si è spesa per il suo territorio. È una situazione in cui competono, il loro risultato andrà a beneficio del candidato provinciale presidente Edmondo Civielli, però è chiaro che ognuno di loro merita, è degno di rappresentare questo territorio. Voi sceglierete secondo coscienza. Quando qualcuno dice i sindaci quasi come estranei sono troppo presenti su questo territorio, io ve lo dico a scanso di equivoci: io lavorerò affinché tutti i sindaci del circondario vengano a Bellizzi, perché io ho esigenza di confrontarmi con loro, perché loro voglio costruire un discorso allargato che guardi alle nostre comunità come appartenenti ai Picentini e alla Piana del Sele. Insieme dovremo saper costruire e colmare quelle lacune strutturali e infrastrutturali che permetteranno il rilancio dell'indotto produttivo. Noi costruiremo in maniera decisiva, in maniera importante, quella condizione all'interno della quale potremo dare risposte alle esigenze dei cittadini. Io vi ringrazio per tutto quello che farete, per me, per Domenico e per Carmine. Insieme ce la faremo. Grazie. Grazie, grazie a Pino Salvioli e in bocca al lupo per questa avventura.